Il libro di un grande conoscitore del costume e della TV italiani. Si può sempre ridere di tutto. Pungente canzonatore del costume italiano per decenni, grazie alla compagnia di varietà del Bagaglino, da lui fondata nel 1965, Pierfrancesco Pingitore continua con pacata ironia a osservare la nostra realtà. Cosa si può fare oggi, visto che si dice che non si può più dire niente? Ma no, si può sempre dire tutto, basta trovare il modo. Certo, bisogna fare la satira non è la stessa cosa dell'insulto. Come si può prendere in giro un personaggio come Draghi? Come Draghi? Ah, beh, ce ne sono tanti modi. Intanto c'è questa sua funzione di demiurgo, di semideo, di semidio, semideo, semidio, semidio. In un incontro che è stata anche una rimpatriata tra amici, ha presentato il suo romanzo Confessioni, spudorate la biografia senza filtri e spesso senza veli di una donna italiana dalla guerra fino al Covid. Toccando il boom economico, la dolce vita, il terrorismo, l'ottimismo degli anni Ottanta, è difficile ricordarsi di tutti. Lui, che delle donne, ha sempre saputo cogliere il lato più ironico. Un uomo non solo che conosce bene l'universo femminile, ma che ama molto l'universo femminile. E scrive sulle donne delle cose che tanti altri uomini. Ecco, arrivo, maestro. È unico, ciao! Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo con il nostro Meg.